Grazie al sindaco di Savignano Sergio Grisetti. Adesso la parola al dottor Luigi Ciannilli, che è presidente dell'Associazione Sicurezza Stradale Pagliarini. Grazie, e un grazie anche da parte mia di tutto cuore al sindaco, che ho già sentito ieri sera, e io sono qui per la prima volta al convegno, prima e poi, prima di dare la parola ad Alessio, che porterà la sua esperienza. Volevo un attimino dare anch'io qualche dato e soprattutto qualche informazione. Innanzitutto l'informazione: generalmente a questi convegni, a queste riunioni, a questi incontri partecipano genitori, familiari di chi ha avuto appunto una disgrazia in famiglia. Io invece faccio parte di quella schiera di persone che non ha avuto nessun familiare deceduto in un incidente stradale. Però mi piace guardare al futuro, non al passato. E per cui, come cittadino, perché credo che sia un compito di tutto, non solo del governante, degli amministratori, ma soprattutto di noi cittadini, se le nostre realtà, i nostri paesi, le nostre comunità possono crescere, devo dare il mio contributo, perché voglio guardare positivamente, come diceva Alessio ieri sera nel suo intervento, e sono sicuro che vi ripeterà anche stamattina, guardare positivamente al futuro. Il sindaco in conclusione citava dei dati, o dava un riferimento che è una vergogna a livello nazionale, cioè noi abbiamo 9.000 morti ogni anno sulle strade, e un'informazione: statisticamente il morto sulla strada è quello che decede immediatamente o nell'arco di pochissime ore dal coso. Se superano le 24 ore, statisticamente non è più un morto per incidente stradale, è un morto qualsiasi. Io vi voglio dare alcuni dati che devono far riflettere, non appunto guardando al passato, ma guardando al futuro, perché la forza è in tutti noi, è in voi soprattutto, nello stimolare quelli che possono essere i miglioramenti, quelli che possono essere un cambio di mentalità, perché soprattutto, si diceva ieri sera, un discorso di educazione di mentalità per modificare in positivo l'atteggiamento per il futuro. 9.000 morti tutti gli anni, tutti gli anni sulle strade italiane, quando per esempio i morti dall'inizio, per cui da oltre 20 anni adesso dell'intifada, cioè la guerra tra palestinesi e israeliani, in totale ha fatto 2.539 morti dall'inizio finora. I morti accertati dalle Twin Towers, che tutti quanti ormai sappiamo, conosciamo, l'anno scorso l'11 settembre, quelli accertati sono stati 2.883. Cioè questi due grandi disastri, l'intifada e i morti delle due torri a New York, ammontano a 5.422 morti, in totale. Noi ne produciamo 9.000 morti ogni anno sulle strade. Allora, ma come possiamo, diceva Nicola all'inizio, una direttiva della Comunità Europea ci dice che entro il 2010 dobbiamo calare il 40%, come facciamo? Ne parleremo stamattina. Ci sono anche degli strumenti che sono, non voglio dire stupidi, ma l'uovo di Colombo, cioè delle cose semplicissime che devono essere messe in atto. Insieme a questo, a mio avviso, deve essere messa in atto un'educazione, un modo di pensare, un modo di ragionare completamente diverso. Però la miglior dimostrazione ce l'ha data l'Inghilterra. Non so chi abbia visto una trasmissione televisiva alcune sere fa in Rai 3, Reporter. L'Inghilterra aveva il nostro stesso numero di morti. È calata da 9.000, è calata drasticamente in due anni a 3.000 morti. Questo vuol dire che scientificamente, non opinabilmente, la cosa è fattibile. E su questo che noi dobbiamo andare. Io vi porto un esempio. Io ho 53 anni, ho due figlie, una di 27 anni e una di 25 anni, per le quaccarine, per le quali vivo nel terrore, come dicevo ieri sera, che una sera, come è successo a tanti genitori, a tante mamme, a tanti papà, a tanti fratelli, di ricevere una telefonata durante la notte e dire venga quel determinato luogo. Bene, andando a scartabellare nelle mie carte, nei miei appunti, in quello che poi cerco di costruire anche statistiche in modo da dare una visione, per esempio, la nostra regione, l'Emilia Romagna, qui abbiamo un corrispondente del Carlino, io sono un affezionato del Carlino, ecco che cosa titolava Giulio. Siamo la regione con il maggior numero di morti, lo diceva già Giuseppe, 9.000 morti l'anno, soltanto in Emilia Romagna abbiamo 1.000 morti ogni anno.
Ogni anno 1000 morti. Se voi pensate che abbiamo 15 regioni a statuto ordinario e 4 regioni a statuto speciale, cioè su 19 regioni, provate a fare i conti, di quei 10.000 morti, noi, di quei 9.000 morti, noi ne prendiamo 1.000 ogni anno. Cioè rappresentiamo la quota percentuale. Bene, vi dicevo, andando a guardare i miei appunti, i miei quaderni, ho ritrovato il mio quaderno delle mie scuole medie, non scuole elementari, delle scuole medie. Ecco che cosa c'era sulla copertina del mio quaderno delle scuole medie. C'era la sicurezza stradale. Io facevo le scuole medie nel 1960, 61, 62. Si parlava di sicurezza stradale. C'era un libretto che circolava nelle scuole che si chiamava il libretto di educazione civica. Si parlava di sicurezza stradale. Cioè, non è possibile oggi, di fronte alla gravità di un problema di questa dimensione, affrontarlo in maniera sporadica o di tanto in tanto. Deve rientrare nell'ordine. Allora, prima di dare la parola, e do subito la parola ad Alessio, Alessio, questi due ragazzi, il sindaco li definiva due ragazzi normali, non perché stiano solo per... Io non sono d'accordo, questi sono due ragazzi eccezionali, non normali, perché soprattutto non guardano al passato, ma stanno guardando al futuro, stanno dicendo in maniera semplicissima quello che è capitato a me, non voglio che capiti agli altri e faccio di più. E infatti questa è l'esperienza grandissima di Alessio, quella di una fondazione, non solo per evitare che quello che è capitato a lui possa capitare agli altri, ma per aiutare chi è caduto nello stesso errore o nella stessa sfortuna definita da voi in cui è caduto lui. Grazie, poi ci sentiamo dopo, do la parola ad Alessio. Innanzitutto ringraziamo. Scusa un attimo, adesso c'è l'intervento di Alessio, anche per aggiornarvi un attimo sul programma, poi comincerà il dibattito o le domande fra voi, che avrete la possibilità di chiedere ai ragazzi che sono con la lezione.